Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti. Nuovo video vlog. Come state? Spero bene. Niente, allora, dunque, cosa c'è qua? Boh, niente. Comunque, volevo dirvi che oggi finalmente è una bella giornata. Non so se si può percepire, ma vabbè, a parte che c'è una luce sulla mia testa, ma non fa nulla. E niente, adesso io volevo farmi il letto con voi, ma non lo faccio perché tanto vabbè. Anche se faccio il letto adesso con voi, vi annoierei troppo. Non lo so, ci vado a farlo. Però se alla fine faccio le stesse cose, vi annoiate. E vabbè, raga, però io sono fatta così, quindi nulla. Proverò a sistemare un po' di cosucce a casa. E niente, io adesso ho la televisione accesa. E che dirvi? Nulla. Sto guardando oltre la telecamera perché sto guardando un film che non so manco di cosa cavolo parla, ma vabbè. E niente, dovrei guardare al di fuori della telecamera, cioè qua da questa parte, ma non so. Boh, vabbè. E niente. Io adesso mi accingo a fare il letto e poi. Niente, ci vediamo dopo. Allora, ah no, vabbè. Dunque, allora, non so manco dove mettervi, quindi mi metterò da questa parte. Non voglio fare pausa né niente. Allora, mi metto da questa parte. Occhio a non sbattere nulla. Sul mio telefono perché sto registrando col telefono.
Ed eccomi qui, il letto ve l'ho fatto. Già. E adesso ovviamente mi tocca di truccarmi un po'. Non ho voglia, ma vabbè, lo faccio lo stesso che è meglio. Già, ora spengo la televisione che è meglio, perché non ho voglia di stare, ecco qua. Dio mio, aiuto. No, vabbè. Allora, dunque. Attendete un attimo. Che... No, però non so dove metterlo. Aspettate un secondo. Allora. Tanto come faccio le mie belle sopracciglia, che sono un disastro. Sì. Sempre se trovo dove ho messo la matita per sopracciglia, perché non mi trovo la matita, perché non la trovo? Boh. Ah, ecco, c'è una cosa sotto il naso, non la trovi mai, è proprio strano. Bah, vabbè. Allora, vi stavo dicendo che la matita non la trovo, invece è questa. E ora mi faccio la sopracciglia. Non so manco io dove metterli, quindi... Vabbè. No, qua non mi vedo. Un attimo solo, ragazze, dai. Ecco, una già quasi fatta. Adesso tocca all'altra. Qua. Già. Sta quasi uniformandosi. Ho usato questo qui, ho usato Cabrown, come si chiama lui, A-Set Brown Artist, vabbè, serve questo, che non si vedrà mai, però ci provo, questo qui, no. E poi la matitozza, che serve questa qui, della Rimmel. E niente. A posto, ragazzi, vedi, così non posso fare. Io le mie belle sopracciglia le ho fatte. Cioè. E nulla.
Non so come cavolo mettere il telefono. Aspetta un secondo, che vi sistemo. Ok, non ho combinato nessun pasto strucchio. Niente. Qui ci sarebbe da sistemare roba, ma non me la sento, ma lo devo fare comunque a prescindere. Cioè, dovrei sistemare casa perché è veramente un macello. Ieri ho lavato tutto, ma stamattina di nuovo un caos. Vabbè. Vi metto così per evitare di vedersi il caos che c'è. È vero, non siamo tutte perfette qua sul tubo, ma non so, neanche così. Così cosamela. Così cosamela. Niente, vabbè. Stupidata che volevo dire, che non so manco io perché le sto dicendo, ma ho detto non siamo perfette, ma non siamo neanche così malaccio, volevo dire, tutto lì, null'altro, nessuna fesseria, solo non siamo malaccio, nel senso che, mi spiego, che non siamo così, che non siamo neanche, come suol dire, malaccio, mi spiego meglio, non siamo neanche così, no, non è che non so cosa voglio dire, non mi viene il termine giusto, nel senso di dire non siamo così malaccio. Cosa vorresti dire? Voglio dire che nel pulire la nostra casa, pulizie video, pulizie motivazionali o pulizie strong, non siamo così malaccio, nel senso che siamo pulite, ma non dobbiamo, come si può dire, no? Non dobbiamo neanche essere così fissate con la pulizia, tutto lì, con le pulizie domestiche. Non dobbiamo essere ossessionate, come diceva la nostra youtuber amica Emanuela P di Palermo. Non dobbiamo essere ossessionate, questo io concordo con lei. Brava Emanuela, non dobbiamo essere ossessionate. Dobbiamo essere pulite, ma non proprio a livello maniaco, appunto. Si può dire così, non lo so, però ho detto una verità. Maniacale, no, assolutamente. E niente. Allora, adesso lo sarò. Adesso metto la palla in frigo. La palla in frigo, se riesco. Perché con una mano sola mi viene male a mettere la palla in frigo. Che sarebbe questa qui. Buonissima. Land, Holland, come si dice, non lo so. Presa dall'Eurospin. La uso per il caffè, questa. Ma aiuta a non sentire proprio troppo sapore di caffè perché poi mi brucia lo stomaco, capito? Ecco perché. E nulla, volevo metterla a lavare, ma poi direte, se non ne voglio non lo fare, non sia costretta. No, io lo vorrei fare, che poi certe cose io le lascio da una parte. Inizio da una parte, poi quando finisco dall'altra, alcune cose me le dimentico. È vero, non devo essere né perfetta, ma neanche troppo perfetta. Cioè, mi spiego, non voglio essere troppo. Sì, troppo ossessionata al pulito. Quindi, vabbè, lasciamo perdere. E niente. Quindi cosa voglio fare adesso? Sto pensando. Se uscire di casa, che cavolo fare, non lo so. E niente. Vi sto mettendo in modo che possiate stare. Qua. Reggete? Forse sì. Sì, forse leggete. Allora, un po' storto questo telefono, ok.
Così regge. Mi vedete in sala perché adesso no, non ho cambiato idea nel lavare i piatti. Magari li lavo dopo pranzo quando non voglio fare altro. I video vostri li sto sempre guardando, non tutti, perché ho visto che non posso sempre stare al telefono, come ho detto. È vero, potrei stare al telefono, ma non sto tanto. E quindi preferisco riposarmi di più e pensare più a me stessa che stare. Non me ne vogliate, ragazze, ma i video li pubblico quando me la sento e soprattutto quando sono più invogliata a avere più idee, cioè più invogliata a pubblicare video, appunto, e quando ho qualche idea interessante da pubblicare, che sia interessante o meno, fa niente, tanto le visual sono quelle che sono, ma è vero che io non ho grandi risultati perché non collaboro a fare tante granché di quelle belle miniature che fanno le altre ragazze su YouTube, però quanto lavoro ora che c'è dietro, non è un lavoraccio, è un bel lavoro fare miniature su YouTube, ma quanto è complicato fare le miniature per YouTube, voi non avete idea. Voi direte, ma se scusa, se ti piace fare video su YouTube e montare video e fare miniature, perché non dovessi impegnare? Sì, il bello non è impegnarmi a fare le miniature, è come impostarle, perché tutte le volte è un pastrocchio che non finisce più. Boh. E poi non saprei perché tutte le volte che faccio un video come piace a me, poi o me lo guardano poche persone, o quando me lo guardano in extremis quelle tante persone che mi seguono o che non sono iscritte o che sono iscritte, vabbè, ci sta anche la critica lì, o la critica costruttiva o non costruttiva, quel che sia, però boh, hanno da ridire. E vabbè, lasciamoli dire. Non si può avere, come su dire, come dicevo, un detto, tutto dalla vita, inerente ai social io parlo, perché non sto parlando di altro se che non di YouTube. Se vedete che sto guardando di là è perché tra un po' arriva mia nonna e non voglio farmi beccare a parlare di cose troppo futili. Boh, vabbè. Aspettate, mi sposto di là che è meglio. Mi sposto. Mi sposto in camera mia che è meglio. Sì, mi sposto di là. Voglio evitare. Allora, dove ho messo il telecomando qui, ragazze? Così è troppo. Aspettate che mi riesco di. Ok, mi sono sistemata al meglio. Cosa vi stavo a dire? Niente, perché alla fine non si capisce niente. No, non si capisce niente nel senso che vi stavo parlando, sì, inerente a YouTube. Che YouTube ultimamente non mi sta deludendo, però ci sono dei pro e dei contro. O faccio delle miniature fatte bene, o faccio delle miniature che lasciano un po' a desiderare, nel senso che una non ti guarda se non hai una bella miniatura, un po' come entrare in un negozio e guardare la vetrina, se ti piace e ti attira, buono, se no, manco la guardi, manco te la fili proprio. Quindi così è YouTube, se vedi una buona homepage di un canale YouTube fatto bene e strutturato bene, non solo, anche curato bene, allora ti viene anche la voglia di sì, ti attrae all'attenzione e ti viene la voglia di cliccare qualche video e guardartelo per intero, altrimenti nada de nada. Così sono i miei video, piacciono come a volte possono anche non piacere. Però voi dite, ma non devi aspettarti che devi piacere a tutti. È vero, lo so, me ne rendo conto e li sbaglio. Però io stavo pensando, perché anche il mondo di Chicca, che conosco benissimo, si è iscritto anche al mio canale tempo fa, ha detto la stessa cosa. Com'è possibile che il mio canale non cammina? Cioè, il suo canale, il mondo di Chicca non cammina? Perché le visual le ha ma non tanto, cioè le ha quelle che ha, perché lei edita i video, cioè prima di pubblicarli li monta, prima di caricarli, li monta, ci fa la
la musichetta, quello che serve. Poi l'Italia lì fa la musichetta, lì, vabbè, come so dire, ci mette la miniatura, tutte quelle cose che si devono fare, poi li pubblica, perché allora non gli viene dato un riscontro di quello che lei sta cercando, e così sono io. Siamo tutte e due, anzi tutti quanti quasi sulla stessa barca. Sì, forse sarà perché dobbiamo cambiare contenuti. E quante volte io ho provato a volte a cambiare contenuto e boh, sembra che non interessa, non lo so, vabbè, non me ne può fregare di meno. Io continuerò forse a fare gli stessi contenuti, anche se la miniatura non è eccelsa, non è così strafiga sto granché di canale mio, ma chi se ne frega, alla fine continuerò così. Tanto a me le visual sotto sotto, anche se mi interessavano e mi interessano tuttora, è vero, me ne fischio. Voi direte, non è altro che ci sta cercando da tutti noi la miniatura, cioè di essere visualizzata per forza. Sarò cretina, sarò sciocca, perché non mi sembra giusto che tutte le altre devono avere tutte queste benedette visual, e io che sono? Boh. Lo so, non sono nessuno, o forse sono solamente una ragazza come tutte voi che vuole avere più amici, più conoscenze, tutto quello che hanno gli altri e io nada, vabbè. Apriamo e chiudiamo sto discorsino, perché tanto non credo che questo video verrà cagato da nessuno, scusatemi il termine calcolato da nessuno. Vabbè. E niente ragazze, questo era tutto. Io non so, da qui in avanti porterò altri contenuti, non solo. Riproporrò altri contenuti che ho già proposto, perché vedo che gli altri contenuti che ho già proposto alla fine non lo so, sembra che non siano neanche stati visti più di tanto. E ora infatti io ho intenzione di portare altri contenuti nuovi che ho già portato in passato. No, l'ASMR non credo di portarla, infatti forse dovrò togliere la dicitura ASMR, perché quelli piacciono come non piacciono. Poi io boh, non è che non piacciono, però a farli e ascoltarli, però non lo so, c'è qualcosa che non mi torna degli ASMR. O sarò brava io, non sarò brava, ma ci vuole qualcuno che si intenda veramente nel vero senso del video ASMR, perché altrimenti boh, non lo so. Non so come gestire la cosa ASMR. Poi ci sono gli artisti ASMR. Io non sono un artista, ragazze, sono semplicemente una ragazza che dovrà fare video ASMR, ma a sto punto si vedrà più là. Ci dovrei rielaborare il concetto dell'ASMR, ovvero rivedere un po' come fare l'ASMR. Lo potrei fare shue, ovvero non veloce, cioè potrei fare un ASMR più casereccio, come ho sempre fatto, ma altrimenti pazienza, amen, non lo faccio e non muore nessuno. E niente, questo era tutto ragazze, adesso ne farò un altro video, non so neanche quale farò di video, ma proverò a fare qualche video come piace a me, magari quello sui gioielli o magari quello delle borse, rifatto in un modo più, ditelo voi, bravissime, che si vedano meglio tutte le borse e che si veda bene anche tutti, come dire, sì, che si vedano bene tutte le cose che ho preso in tutti questi anni, cioè parlo delle borse, anche i gioielli voglio fare più. Voglio farvi vedere, se riesco a parlare, perché oggi non riesco più a parlare, ma va bene, dettagli. E nulla, a presto, devo tagliare qualcosa? Non credo, non taglierò per oggi. E forse non taglierò più nulla, perché tanto i miei video voglio che siano più schietti e sinceri possibile. Perché altrimenti non sono video, a parte se suona qualcuno alla porta o se squilla il telefono, ma quelle sono altre congetture che mi sto dilungando troppo, ma questa è la vita, questo è quello che ho nel mio canale e noi ci vediamo.
quando al prossimo video. Non ve l'ho detto all'inizio, ma ve lo dico adesso. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel like di supporto, perché il canale non deve mancare un bel like, ma se no va bene anche un commento con un cuoricino o una faccina sorridente. E iscrivetevi se vi piace questo canale YouTube, e non solo, attivate la campanella anche, va bene, un saluto, ciao, a presto, a dopo, anzi se riesco, non lo so.